e per non vedere troppo si lascerà riprendere dal sonno. Ci sono domande? No. Allora, Popo, voglio dirvi... Sì. Allora, questa è una domanda molto interessante per noi perché lo spettacolo è stato molto difficile perché siccome il testo, da come voi l'avete ascoltato, è un testo molto poetico, no? E quando degli attori hanno un testo poetico, è molto difficile interpretarlo, perché non ci sono azioni sceniche, no? E soprattutto in considerazione proprio del tema, è molto complicato riuscire a capire la strada giusta da fare, perché diciamo qualsiasi cosa si prova sembra spesso un errore, no? Una cosa gratuita. Per cui il lavoro è stato soprattutto di comprensione, ci abbiamo impiegato un mese per capire bene il testo, anche perché il drammaturgo che è vivente non ci ha dato nessuna indicazione su come metterlo in scena, cioè ha solamente scritto i testi. E poi dopo questo mese di riflessione abbiamo fatto un mese di prove e lo spettacolo è stato portato in scena l'anno scorso, poi l'abbiamo abbandonato per un anno e l'abbiamo ripreso quest'anno cambiando l'interprete maschile, che devo dire tra l'altro ha fatto il suo personaggio in una sola settimana di prove, quindi veramente molto poco. La difficoltà anche di un lavoro come questo riguarda me in particolare, perché sono dentro e fuori, no? Quindi avere il doppio ruolo di regista e attore è molto complicato perché non hai mai lo sguardo esterno sul lavoro che fai. Però diciamo, quello che mi ha spinto ad andare avanti in questo progetto non era tanto il risultato in termini artistici quanto il messaggio, il contenuto, no, che andava veicolato. In genere io come regista mi occupo di cose un po' diverse, se vogliamo anche più comiche, più leggere, dove c'è molta più azione scenica. In questo caso ho voluto scegliere una strada completamente diversa, perché il tema appunto che si tratta è molto delicato. Prima di altre ulteriori domande, devo dire che anche voi vi siete comportati bene, soprattutto alcuni ragazzi della prima fila che all'inizio erano un po' turbolenti, ho visto invece un bel ascolto, ma lo dico soprattutto per voi, perché penso che oggi voi abbiate fatto un'esperienza in cui avete dimostrato a voi stessi di essere ragazzi un po' più sensibili e consapevoli, che non toglie niente a vostro essere ragazzi, eccetera, eccetera, anzi vi aggiunge qualcosa. Mi dispiace solo per un paio di commenti che ho sentito, che trovano veramente, lasciano il tempo che trovano, non ha senso. Penso che sia più che altro un modo per rispondere alla vostra ansia, no? All'incapacità di ascoltare per 50 minuti delle persone che parlano di cose, lasciatemi dire la parola, che non siano cazzate, no?
Quando si inizia a parlare di qualcosa che non sia una cazzata, si entra in ansia purtroppo. Chi ha fatto quel commento faccia una riflessione su di sé, perché non è normale, no? Siete adulti, non siete bambini. Tra l'altro la dimostrazione che in altri contesti, in altri gruppi scolastici, neanche quei pochi, diciamo, commenti che ho sentito ci sono stati. E perché sottolineo questo fatto? Intanto perché io faccio veramente appello a voi, perché noi ci lamentiamo sempre degli altri, ci lamentiamo della politica, ci lamentiamo.